Ringrazio di averci invitato, di darci questa parola riassuntiva finale come Transform Italia e Europa. Siamo parte appunto del centro studi della fondazione legata al Partito della Sinistra Europea e con l'Agorà degli abitanti della Terra abbiamo una collaborazione lunga, per quanto mi riguarda, con Riccardo Petrella, decennale, ma per quanto riguarda noi come organizzazioni, negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato intorno al tema dell'altra gente. E che cosa più della pace può dare significato alla nostra altra gente? Ecco, io penso che noi abbiamo fatto un appuntamento molto importante, abbiamo utilizzato bene la nostra domenica. Mi sono detto, sarebbe stato bello se ci avessero mandato direttamente in televisione. Uno, perché ci avrebbero aiutato tecnicamente e ci avrebbero ascoltato più persone, ma due, perché noi avremmo fatto quello che la televisione, almeno in Italia, ma non so negli altri paesi, non fa, cioè ragionare di valori e di programmi. E io penso che il primo impegno debba essere quello che già Riccardo ha detto, di diffondere l'appello, ma anche questa nostra discussione con tutti i materiali, perché è stata una discussione di valori e di programmi. Perché la nostra è una proposta che vuole una politica dei valori che è contemporaneamente molto concreta, che ci offre immediatamente un programma di azione, come abbiamo sentito dalle varie testimonianze. Da questo punto di vista, la pace è contemporaneamente un valore e una rivoluzione. Forse la rivoluzione che potrebbe dar luogo finalmente alla modernità, quella che tutti noi auspichiamo. Ho sentito dire aboliamo la guerra, così come abbiamo detto aboliamo la povertà, il mondo nuovo nasce forse da quel momento lì. E dunque io penso che noi, nel momento in cui il Pontefice ci dice che la terza guerra mondiale, lui l'ha definita a puntate, è oramai già in atto, noi dobbiamo precisamente organizzarci dal punto di vista dei valori e del programma per l'alternativa della pace. Noi abbiamo chiaro che questa guerra è cominciata da tempo, come abbiamo chiaro che in questo momento le responsabilità di Putin sono chiare, ma sono responsabilità che condivide con molti altri. Quelli che dopo il 1989 hanno detto abbiamo vinto, adesso comandiamo noi. E in realtà ci hanno riportato immediatamente in una guerra. Noi a Transform Italia l'abbiamo chiamata la guerra dei 30 anni, proprio a 30 anni dall'89. Guerre guerreggiate in tutto il mondo, ma anche in Europa, era già tornata la guerra in Europa, continue guerre economiche. Questi dominanti che concordano tra di loro le atrocità più grandi e poi finiscono col combattersi l'un con l'altro, determinando condizioni atroci per tutti noi. Noi abbiamo visto questa globalizzazione dei dominanti e abbiamo visto che gli effetti siano stati la povertà dei dominati e la povertà del pianeta. Come spesso Riccardo Petrella ci insegna, l'impoverimento. Noi non siamo entrati poveri in questo trentennio, ma nel corso di questo trentennio ci siamo impoveriti, sia i ricchi che quelli più poveri. Noi abbiamo la condizione per cui questi dominanti non sono dominanti politici, semplicemente. Sono i dominanti delle armi, sono i dominanti dei vaccini, sono i dominanti della finanza, sono i dominanti dell'energia. Sono i dominanti del grano e dell'alimentazione. Ancora in questi giorni al WTO, per responsabilità primarie anche dell'Unione Europea, abbiamo visto il rifiuto in piena guerra di togliere i brevetti sui vaccini. E abbiamo visto come il prezzo del grano cresca non solo e non tanto per la guerra, ma perché c'è chi alla borsa del Canada o alla borsa di Parigi ha scommesso i future
sull'innalzarsi del costo del grano, oltre al fatto che naturalmente le sanzioni alla Russia hanno determinato problemi con le sostanze che vengono utilizzate in agricoltura. Abbiamo visto alzarsi i prezzi dell'energia a dismisura, anche quelli perché i contratti che stanno nelle borse olandesi del metano e stanno nei rapporti con i potentati e i dominanti arabi per quanto riguarda il petrolio, scommettono sull'arricchimento e sull'impoverimento. Questa è la scommessa tragica che loro fanno. Noi abbiamo bisogno di uscire da questa situazione. Guardate, io penso che noi abbiamo tre alternative. Una è quella dell'unipolarismo e della guerra. L'idea che c'è un suprematismo occidentale che si deve imporre, costi quel che costa. La seconda è quella del multipolarismo, ma così come l'ha descritto Putin due giorni fa, intervenendo a Pietroburgo alla conferenza internazionale economica che si è svolta lì. Un multipolarismo delle potenze. Un multipolarismo che sì, dice che qualcuno non può dominare il mondo, ma perché tutti quanti i dominanti devono riuscire a trovare il modo di dominarlo insieme. Io so le differenze tra l'unipolarismo e il multipolarismo, penso che però oramai dobbiamo essere oltre questa differenza. Noi abbiamo bisogno di una rivolta dei dominati, una rivolta che abbia dentro di sé idealità e programma e quindi la capacità di trasformarsi in rivoluzione. L'atto di rivolta è quello di dichiarare che noi non vogliamo più essere dominati, è quello di disvelare il meccanismo del dominio, che oramai passa moltissimo dentro gli elementi della conoscenza, di ciò che viene manipolato da quanto passa dentro i mass media, a quanto succede nei consigli di amministrazione, a quanto accade nelle borse finanziarie. Su questo noi intendiamo lavorare anche come altra agenda, proprio per cercare di costruire un indice della democrazia della conoscenza che adesso ci viene sottratto. E contemporaneamente abbiamo bisogno di costruire una rivoluzione, cioè un nuovo assetto del mondo di cui fanno parte molte delle pratiche che abbiamo sentito qui, da quelle degli artisti, a quelle degli eserciti di pace, dei volontari della pace, a quelli dei costruttori di giustizia, perché noi abbiamo bisogno di una rivoluzione che si fondi su due punti programmatici, pace e giustizia, che sono indissolubilmente legati. Io ringrazio tutti, ho passato un bel pomeriggio con voi e penso che abbiamo fatto questo impegno, Riccardo. Dobbiamo recuperare al meglio i materiali, inserendo anche le cose di cui non abbiamo potuto ascoltare le parole, e diffonderli con tutti i mezzi di cui disponiamo. Grazie e buona domenica a tutti.